Anticipato i tempi, che magari questa azione l'avrebbe avuto a fare l'ultimo giro, ha anticipato i tempi ed è stato molto bravo Fondres a andarla a prendere. Giro delle Fiandre nell'87, giro di Romandia nel 6, la Liegi Baston Liegi l'anno prima, la, qui la chiamano False Pils, la Freccia Vallone, poi anche la Liegi Baston Liegi, campione del mondo in Spagna, Barcellona, quando precedette allo sprint il nostro Corti. Fondries è nato a Cles, in provincia di Trento, il 15 gennaio del 65, dove risiede. Allora, Fignon guida l'inseguimento con Bauer, con Pansek, con Piper e Fignon. Laurent Fignon, diciamo che questo finale di questa corsa nella quale gli azzurri sono sempre stati protagonisti vede ancora un azzurro in primo piano, Maurizio Fondri. Diciamo che il piano TAC con la polizia che gli proibisce di stazionare nella zona dell'arrivo, anche Claude Soudre, il francese che si occupa dei rapporti con la stampa altura qui al mondiale, invita il padre di Sørensen ad allontanarsi e c'è anche un intervento dei gendarmi. Fondries con Criqueillon. Criqueillon al Tour de France è stato il primo dei belgi di questo tour che i belgi vogliono dimenticare al più presto e che speravano di poter dimenticare con un trionfo qui sul terreno di campo. Ma direi che anche noi italiani speriamo di vincere proprio perché è stata un'annata un po' brutta, non abbiamo vinto grandi classiche, quindi vorremmo rifarci. Certamente che i belgi corrono in casa e quindi ha un motivo in più per ben figurare. Non credo sia soprattutto dovuto al fatto del Giro di Francia, ma Criqueillon ha già vinto un campionato del mondo, che era un campionato del mondo strano, anche quello se vogliamo, a Barcellona, e che nessuno pensava che Criqueillon vincesse e nessuno conosceva, invece ha vinto un bel campionato del mondo. Adesso sta mettendosi ancora una volta in evidenza in un campionato mondiale, un corridore direi tipicamente scalatore, scattista, che quando ci sono a 31 anni fa una bella corsa perché è rimasto sempre coperto e ha saputo essere presente nell'azione decisiva. Adesso si arriva con Criqueillon, credo che la volata non abbia storia, no? Ma tu dicevi in Fondries la possibilità di vincere anche se dovesse arrivare col gruppo dei più immediati inseguitori. Sì, in quel gruppetto lì non vedo gente che lo possa impensierire, almeno se è nelle migliori condizioni. Certamente se rientrano tutti Bauer e Kumm, il problema è che qualcuno non anticipi nel finale, questo è il problema, perché si guarderanno un po' a vicenda e magari c'è quello che riesce a prendere l'arrivo, anche se questo è un arrivo molto difficile da anticipare, perché bisogna avere una gran birra e non mi pare che ce ne siano tanti che ce l'abbiano, perché non ha risposto nessuno allo scatto decisivo qua a Criqueillon e Fondres, sono loro due perciò i due più in condizione, credo. Ecco Bauer, Kumm, Fignon, siamo a 7 km dalla conclusione, si portando sul tandem Criqueillon e Fondries. Abbiamo uno sprint a due e uno sprint retto degli inseguitori.
Ma io mi auguro che sia lo sprint a due che vinca Fondre. Lo sprint tutti insieme non ti saprei dire. Fondre sta già arrivato secondo alla Sanremo dietro Fignon, ma era all'inizio di stagione, quindi come ha detto prima anche Moseri, in questo uno sprint come un arrivo come questo occorre molta forza, essere freschi. Quindi prima nel gruppetto di testa è stato solo Fondre a rispondere a Cricchion, quindi vuol dire che riesce ad emergere chi ha forza ancora le gambe. Cos'è? Ma adesso io credo che Fondre dovrebbe fare un par di chilometri, tirare a tutta, cercare di mettere il vuoto tra di loro due e poi studiarsi anche per lo sprint, anche prendendolo da fermo lo sprint. Lui io credo che sia avvantaggiato su Cricchion perché ha molto più scatto, è più pronto nello scatto. Solamente deve cercare di non far rientrare quelli dietro, perché allora può essere sempre qualcuno che parte. Come è successo l'anno scorso quando è scattato Sørensen a 2 chilometri dall'arrivo e ha praticamente sconvolto di forza che Bauer avrà risparmiato per esprimere in questa. Qui dovrebbe essere l'ultimo chilometro. Ultimo chilometro di uno tra i più combattuti, tra i più avvincenti campionati del mondo. Al comando il belga Claude Cricchion e il nostro Maurizio Fondries. Ecco il triangolo dell'ultimo chilometro di questo campionato del mondo che si sta concludendo a Roms, un campionato del mondo che era iniziato con due record, quello della partecipazione di 166 eventi e quello delle nazioni presenti 26. Una fuga iniziale del lussemburghese Enzo Mezzapesa, rimasto al comando per 90 chilometri, poi all'attacco Bontempi, ecco che arriva Bauer al comando, Bontempi, Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a due tornate dalla fine, sono 274 e finali, 13 km e 700 per giro da ripetere 20 volte. All'ultimo giro scatto di Cricchion, Fondries prontissimo a lanciarsi nella scia del belga ed ora uno sprint a rallentatore. Nessuno dei tre ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri. Sulla sinistra Bauer, evidentemente Fondries teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle. Siamo a 375 metri dalla conclusione finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Cricchion e tre ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo Laiguaglia, ha vinto. Ecco che passa Cricchion, c'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fondries che vince, Maurizio Fondries. Lontane anche negli ultimi 30 metri, se ce l'ho fatta. Riepiloghiamo il campionato del mondo, un campionato del mondo tra i più emozionanti, è successo di tutto, praticamente sembrava che la corsa fosse decisa, poi il gruppo si è riportato sui battistrada. Ma penso che quest'anno abbiamo fatto una corsa in modo esemplare, perché avevamo previsto di far entrare sempre degli uomini in fuga per non dover lavorare noi e così è andata. Noi siamo stati sempre calmi, anche io e Saroni, Argentin, quando c'era via Bugno abbiamo sempre stati le prime posizioni a tappare e poi siamo andati via un gruppetto con Cassani negli ultimi giri. L'ultimo giro quando è scattato Cricchion ho visto che gli altri non rispondevano e allora ho provato il tutto per tutto. Sapevo che Cricchion non era molto veloce, però in un arrivo così contava più avere le energie del finale. Ho avuto un po' paura quando è rientrato Bauer. Che è entrato Bauer qua negli ultimi 700 metri, però ormai ho rischiato il tutto per tutto per vincere, perché il secondo posto non contava niente. Vogliamo riepilogare questo sprint, è partito Bauer, nessuno dei tre aveva il coraggio di muoversi, poi è partito Bauer. Ho visto che Bauer ha chiuso Cricchion, mi sembra l'ha fatto cadere. Io ho cercato di fare la volata un po' su Bauer, che era il più veloce, e per fortuna è andata bene. Ringraziare tutti i compagni di squadra che in questo, anche Saroni, perché come ho detto prima abbiamo le polemiche le abbiamo lasciate perdere e penso che non servano niente. In questi due giorni siamo andati molto d'accordo e abbiamo parlato in corsa come fossimo sempre stati compagni di squadra. Questa vittoria però
certamente godiamoci questa immagine, e la maglia ridata addosso a un ragazzo giovane, emergente. Condres dovrebbe essere l'uomo nuovo del ciclismo, è un trentino come Moser, quindi dovrebbe dire Moser se vogliamo, ma le vede dei grandi del passato, che Saronni sta arrivandoci anche lui, quindi la nuova generazione sta arrivando, e questo con una maglia campione del mondo credo che per il ciclismo meglio di così non poteva avere. Un cambio generazionale splendido, Fondres, non dimentichiamoci Bugno. No, infatti ho detto di giovane emergente, quindi non ho detto Bugno. No, perché non ricordo io che punto è. Certamente sono giovani che hanno tutte le caratteristiche per essere dei grandi. Noi dico maturare lentamente, che magari poi arrivassero. Sono arrivati prima del previsto e questo ci fa molto piacere. Questo è Fernandez e poi c'è Gaian. Ecco, tre prove disputate su questo circuito, una per le donne, e hanno vinto nella 59. Ieri tra i dilettanti Bontempi ha vinto Bontempi. Dilettante oggi Fondres. Moser, tu sei il più anziano, hai partecipato a 13 mondiali, che effetto ti fa il tuo primo mondiale tra gli spettatori con un trentino sul podio? Beh, certamente la posizione è diversa, perché quando uno la mette la maglia è una cosa, quando uno la vede mettere è un'altra. Comunque è sempre un corridore italiano che continua la tradizione. Quindi diciamo il dopo Moser per il nostro ciclismo è splendido. Beh, per il momento sì, adesso bisognerà vedere nelle altre gare. Oggi il mondiale è una corsa che dura per un anno, perché chi vince il campionato del mondo è campione del mondo per un'intera annata, e perciò può vivere anche un po' sugli allori. Inno di Modelli. E con questa today with what was some 170 odd riders in the race, and here they are all well strung out, with the distance there on the left hand side of the screen showing you how far they've got to go. So my quick arithmetical calculation of 53 k's wasn't far out, and that group down there at the moment, I think, not overly concerned about the breakaway in front, having had already Riath Kavastani off on his own, being joined by Yekimov and Den Bakker. So it just shows they can jump across there. Sean Kelly, ideal conditions for Sean, I must say. This is probably going to be his day. He must be waiting, Sean Kelly, for the race where he's going to suddenly show he's still with it. He retired in the Paris-Roubaix on Sunday, and here he is now at the head of affairs for the Festina Lotus team, right in the middle of your picture, the strong man himself on those clipless pedals. We've not seen much of him in the season so far on Eurosport, but there he is, also hovering near the front, is the man in the pink shirt, or pink sleeves on the top of his shirt. He got married and he said, well, look at Indurain, he's also riding well, he's just got married. And in fact, Quartet Delgado got married about 2 or 3 weeks ago, and of course Sean Yates, who got married just at the start of this season too. What a fine performance that was in the Paris-Roubaix to finish in eighth place, the best British finish for many years now. That didn't do him any harm, as Fondres is with this group. This is a dynamic group of riders, as Fondres is here, and I think that in fact is the chasers. Let's wait while they sort themselves out. We had a helicopter top shot as Chiaputti started the whole thing off, and Michel Bartoli there from the Marcantonio team, working with Fondres, two Italians here driving away at the front. This caused a lot of concern amongst the cognoscenti, because in fact it's been an Italian hat trick in the last 3 years. Argentan 1990, Argentan again in 1991, Furlan last year in 92. Now we've got two Italians at the front with 39 kilometers to go, trying to make it four on the trot. Consternation in the group at the back. Looks like again the Italians have turned the wick up. The rolling roads, I think, suit them here, the Italians, although the conditions, the weather is not to their liking. The climbs, the way the race rolls, is very much to their liking. Let's watch these two in action. Goes to wait for them to come up to him, because Maurizio Fondres, a stylish, classy rider himself, could well, I think, at this stage of the race, do with just a little more help. The road's fortunately drying out, which will mean that they, little group like this, could whiz their way around the bends flat out. Very careful in certain parts. See that? You get damp, you get the dry parts, and if you're not careful, where the sun hasn't come out, you soon come a box of tricks.
makes it look so easy, doesn't he? Damn good quality class riders behind him, absolutely crumbling. He's rocking the way at the front. Well, there we are, 17 kilometres to go. Just over, 11 or 12 miles. And that is getting less bridgeable. 33 seconds, yeah, that's okay. They could still get him back, but I don't know. Fondrias is a stylish and very clever fella, and he's another pro that his son takes up where he left off, but Axel's looking good at the moment, as is our leader, Maurizio Fondrias. We haven't seen him for a long time, and if you've just switched on, this is the fellow on the third and penultimate climb up the Muir de Huy after we had been racing for some, 160 kilometres. Took off with some 43 kilometres to go, just over 25 miles. He took Bartoli with him. They managed to get rid of people like Claudio Chiappucci on the climb. He zoomed away from him. He's still there. Top this one. There's just less than 10 kilometres to go towards the finish, but that's no just straight line finish on the flat where the crowd's waiting. It's up the Muir de Huy, the fourth time they've climbed that one, and by the time they get there, they'll cover 203 kilometres in this race. That's about 135 miles or so in this race, wedged in between the Paris-Roubaix and the Lez-Bastogne-Liège. Some of the riders then using it just to test out their legs for the great classic on Sunday, and this mini-major classic in Belgium has now got, yet again, an Italian in the lead. As I said earlier on, if you just switched on, please bear with me, those who've been with me since the start, that the Italians have done so well in this race in recent years that right now they must be wondering back what they've got to do about it. Ferran, he's actually going away at the moment, Fondrias, from what is a very, very workmanlike foursome here. The next time check will be quite vital, because at the top of that last climb, as I said, we've only got something like about less than 10 kilometres to go to the finish, and this is the fella, and the roads have dried out too. This is going to be a cracking ride, because he went away with some, what was that, the third climb, some 40 kilometres, 25 miles to go with Bartoli, and he's been out there either with him or on his own, a 25 mile time trial almost, so there's some pretty, pretty quick roads where the field could have really gone for him, but 8 kilometres to go, there's still a chance he can hang on. Well, there you can see up on your screen the flashing lights of where they're actually at now, and the little arrow then pointing in the direction in which they've been going, and that finished then at the Muir de Huy. In 91, it was Chiappucci who took third place, so now can he go even better than that? As we're getting towards the finish of the race, the gap is now gone to 54 seconds. Well, in fact, I have an apology here. They're still involved in this race. I just see the banner there. They're a mail order company, and if they try to start flogging some Lamprey clothing, they might get a few bob out of it, because this fellow here is on his way to what looks like with one less than 1,000 metres to go to adding his name to the roll call of the great Italian victors in this race. That'll take Italy up to 11 victories in all. It's almost like a lap of honour, but don't forget behind in that gap, which is the thick end of a minute, can still come down. He's got to pedal his way up, but there's no way that he can just sort of coast up this one, because it goes up and up and up, and behind him the explosion will take place, A, to bridge the gap, and B, to try and take second place. But I think they've now resigned themselves to that. They're not at the 1 kilometre to go board. At the moment, as Sil Fondrias comes up, we hope we go back down there for the battle for second place, but it looks like Della Rui has done the right thing. This massive crowd turning out to see Maurizio Fondrias climb up this Muir de Huy for the fourth and final time. On his way still, a long way to go towards the top through this great cloud of spectators clapping up, and there behind, Ruiz got away from Chiappucci, Brooking is behind him, and then the Gatorade rider still struggling back behind them, Curato trying to stay there and collect a fifth place in this race. But this is stylish bike racing at its best. Maurizio Fondrias showing what he showed us in the Milan-San Remo, that this year, 1993, could well be the one when Maurizio Fondrias goes from strength to strength. Superb piece of judgment when he took off on this climb.
some 40 kilometres ago. He's done it perfectly. Bartoli helped him. He left him and he's ridden in triumphant style. And the crowd here, absolutely ecstatic about this stylish bike rider who has just shown them a superb turn of speed to go away. And time-trialing ability to judge. And that's it. He can hardly believe it, but that's it. You've got them, Lance San Remo. Now you've got the flesh for loan. Ponder's actually happening live. It's not canned. It's not been put into a tape and then put out like a week after event. This is live stuff we're watching right now on Eurosport on the Wednesday afternoon. So if I repeat it later on, I've put my foot in it yet again. But it's great to see it actually happening on television yet again, bringing to lots of people the drama of this sport and the sheer physical, and here we have emotional involvement. Look at that. He could hardly believe it, could he? But he did it. A way to keep their form. So as we take a short break, do come back in a moment for more racing. Thank you.